professor Antonio Mocci, direttore del Dipartimento Industriale qui dalla Federico II. Questo secondo seminario promosso dalle associazioni AIAN, Aeropolis e AIDA confermano il successo di un modello di seminario che vede insieme il mondo accademico con quello delle imprese. Sì, assolutamente sì, il successo è fortissimo, i nostri studenti sono contentissimi, l'aula è piena. Io desidero ringraziare l'associazione Aeropolis e tutti i relatori di questo seminario perché loro danno un contributo importantissimo alla didattica del nostro dipartimento. Noi formiamo ingegneri, ma li formiamo diciamo nelle nostre aule, no? Quindi un rapporto con la realtà produttiva, con l'esperienza industriale è importantissimo. Doppiamente importante è questo seminario perché c'è un collegamento con la realtà industriale campana che mette in evidenza che in un territorio che si muove fra mille difficoltà, che ha subito problemi di tutti i tipi, indirizzi sbagliati, insomma problematiche indipendenti dalla qualità del personale del nostro tessuto produttivo aerospaziale. Quindi, seconda informazione importante per gli studenti, qui localmente esiste la possibilità di lavoro. Terzo aspetto che ho riscontrato molto positivo è, soprattutto oggi che si è parlato di ricerca industriale, è ritrovare nelle attività del tessuto industriale campano esperienze universitarie. Questo, permettetemi, insomma, è una soddisfazione, no, per il mio dipartimento.